Se tu puoi avere un oggetto che altri non hanno, quello è lusso. Mio nonno, Renato Viviani, verso i 14-15 anni, lavorava nelle varie botteghe fiorentine dell'epoca, fino a quando coronò il suo sogno di aprire una sua bottega a Firenze, e negli anni 60 e 70 si specializzò, nella borsetteria. Mia madre dice sempre che qui non c'è il petrolio, ma c'è la conoscenza del saper fare. Un artigiano non si accontenta mai del suo prodotto, c'è sempre un modo per migliorarlo, però la ricerca del bello fa sì che un prodotto artigiano sia riconoscibile alla vista e al tatto in ogni momento. Io trovo che ci sia la stessa differenza tra cinema e teatro, ecco. Il teatro viene diverso tutte le sere, invece il cinema viene distribuito in ogni sala uguale a se stesso. Sono emozioni diverse. L'unicità di ogni pezzo è un valore aggiunto per qualsiasi tipo di prodotto artigiano. C'è un lato molto creativo e un lato molto manuale. Onirico e tecnico in qualche modo si uniscono e è affascinante. Adesso ce ne sono molto poche di botteghe come la nostra e mi dispiace perché parte di quella conoscenza si sta perdendo e sarebbe importante invertire questa tendenza.